Fatti Italiani con Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso. Vittorio, buonasera. Buonasera a voi. Dopo 40 anni rinasce Darwin, rinasce in CD e rinasce in vinile. Un progetto che abbiamo voluto realizzare insieme con la Sony, la nostra casa discografica, è un progetto prezioso perché di questa opera, credo sia la più famosa nel mondo del Banco, si è voluto creare una pubblicazione molto importante. Sono due CD e un triplo vinile, contenente una serie di momenti audio particolarmente preziosi. Vittorio, quando si parla di rimasterizzazione, la gente pensa banalmente ricopiato nel CD, forse non è esattamente così. No, per questo Darwin, questa pubblicazione è una cosa molto diversa e molto più complessa. Non è una rimasterizzazione del mixer originale, ma in questo caso si è riversato le 8 piste originali del 72 su 50-60 piste digitali, separando uno per uno i suoni. Un po' un grosso lavoro di rivitalizzazione del materiale sonoro originale, come si fa per la pellicola, per i grandi film d'autore, quando è stato restaurato per dire il Gattopardo di Visconti. È stata presa la pellicola, è stata di nuovo restaurata in maniera profonda. Il risultato è che i colori originali tornano di nuovo a nuova vita. E questo è accaduto anche per i suoni di Darwin. Darwin ha un punto esclamativo. Perché questo punto esclamativo? Perché 40 anni fa provare a scrivere qualcosa come l'inizio di Darwin era decisamente controcorrente. Siamo nel 72 e l'album inizia con questi versi. Prova a pensare un po' diverso. Niente da grandi idee fu fabbricato, ma il mondo si è creato da sé. Cellule, fibre, energia e calore. Era la teoria dell'evoluzionismo della specie dello scienziato britannico Charles Robert Darwin, che a sua volta, quando iniziò il viaggio di esplorazione intorno al mondo sul brigantino Beagle, era un pastore anglicano in attesa della propria parrocchia. Quindi niente di quello che poi porterà in qualche modo a mettere in crisi il creazionismo cattolico basato sulla certezza della creazione da parte di Dio in una settimana. Insomma, era un pensare veramente diverso. Quindi c'era Darwin, punto esclamativo. Darwin e Darwin, Vittorio, siete sulla scena da molti anni. Come è cambiato l'ascolto in questi anni? Radicalmente, in maniera molto profonda. Anni 70 si aspettava l'uscita di quel CD, di quell'artista, soltanto quello. E una volta acquistato, lo si acquistava ovviamente in colletta collettiva, si tornava a casa e si faceva l'ascolto collettivo. E non una volta, uno, due, tre, quattro, cinque, sei volte, finché quelle registrazioni non fossero state percepite in maniera più profonda che non da un ascolto superficiale. Arrivano gli anni 80 e invece nasce l'urgenza della comunicazione e quindi c'è bisogno che i dischi siano più velocemente ascoltabili, fossero quasi immediatamente gratificanti per l'ascoltatore e quindi si semplifica un po' il linguaggio utilizzato e si comincia ad acquistare più dischi e l'ascolto diventa sempre più individuale e non più collettivo. Arriviamo agli anni 2000 dove ormai davanti a YouTube, davanti al web, a internet si ascolta con supporti più disparati. Sì, restano ancora gli audiofili, ma la maggior parte dell'ascolto è sul web, su MP3, con l'iPhone, con l'iPad. I supporti diventano molteplici e l'ascolto diventa assolutamente individuale, singolo. Quindi sono mondi lontani 40 anni, ma lontani anche anni luce come modalità. Nel Darwin 2013 troviamo Imago Mundi, un disco con Franco Battiato. Come si collega col Darwin di 40 anni fa? Beh, diciamo che d'accordo sempre con la Sony, volevamo che questa pubblicazione fosse ricca di contenuti e non per, come dire, occhieggiare, fare l'occhiolino al mercato, ma che rispondesse a un nostro desiderio, quello di essere credibili come contenuti artistici. E ci è sembrata l'occasione giusta per scrivere il capitolo conclusivo di Darwin. Darwin nasce dall'evoluzione, dal pensiero scientifico dello scienziato inglese. E oggi, piuttosto che un'evoluzione, forse siamo costretti a parlare di una involuzione. Ed ecco che nasce Imago Mundi. Cry, my little soul, piangi mia piccola anima, immagine del mondo.
Abbiamo una trasposizione teatrale di Darwin. Sì, volevo aggiungere alla sua domanda di prima che è stato poi facilissimo, poter avere, una condivisione poetica con un grande artista, con una persona che noi stimiamo, molto e a cui vogliamo particolarmente bene, anche umanamente, ed è Franco Battiato. Quindi questo Imago Mundi è una pagina finale di Darwin, cantata insieme con un altro ragazzo diversamente giovane come Franco, insieme con Francesco Di Giacomo e anche Vittorio, cioè io che debutta come rapper, un racconto a tre voci, un cammino nel quotidiano delle nostre vite, facendo un po' il punto della situazione sulla contemporaneità. Mi sembra un pezzo pieno di poesia, soprattutto molto onesto, franco, non fa l'occhiolino a niente a nessuno, siamo noi che cantiamo pensieri e immagini che possiamo sicuramente condividere. Beh, a questo punto diventa inevitabile chiederle cosa ha aggiunto Battiato e cosa avete portato voi a Battiato. Ma è sempre una esperienza vicendevole. Franco ha aggiunto al brano sicuramente la grazia della sua interpretazione, il velluto della voce, che fa un contrasto quasi caravaggesco con la voce molto, molto più rock di Francesco Di Giacomo. E a loro due le parti del vocalist e io quella di contrappunto, appunto rappando, dicendo alcuni momenti del testo più in prosa che non in canto. Il risultato mi sembra un racconto a più voci, a tre voci, di una stessa visione della vita, del mondo, emozioni che possiamo, insomma, sia pure nelle diverse personalità, dire di poter condividere. E adesso possiamo tornare alla trasposizione teatrale. Sì, perché è stato un altro momento molto bello di questo appuntamento del quarantenale dell'Opera Darwin. Più di 50 artisti, giovani artisti di tutta Italia, hanno messo in scena ieri sera per la prima volta la trasposizione teatrale del concept opera Darwin. Attori, danzatori, coreografi, registi, autori teatrali, cantanti, grafici, fotografi, tutte queste discipline artistiche hanno messo insieme uno spettacolo unico, credo anche come potenza, come forza, come innovazione, uno spettacolo multicodice dove il canto si è alternato alle proiezioni, si è alternato alla danza, alla recitazione teatrale, alla fotografia e alla multimedialità. C'è un video che correda Imago Mundi, bianco e nero, senza effetti speciali, non mostra muscoli. Sì, era assolutamente piacevole l'idea di far diventare anche immagine Imago Mundi. E in questo abbiamo avuto un altro partner speciale, Greenpeace, ci ha fornito delle immagini inedite, potentissime, molto forti. Il banco condivide gli obiettivi ambientalisti di Greenpeace da sempre, qui ci è sembrato molto bello questo connubio e la sua ufficializzazione. Imago Mundi è un video, come ha detto benissimo lei, che non vuole minimamente mostrare muscoli, ricorrere a effetti speciali, ma semplicemente con garbo e con una grande eleganza dire attenzione, forse è arrivato il momento di riniziare qualche riflessione sul mondo, su come stanno andando le cose, perché come dice Darwin nell'ultimo brano, io domando tempo al tempo, ma egli mi risponde, non ne ho. Forse oggi noi non abbiamo più il tempo che avevamo 40 anni fa. Qualche riflessione in più dovremmo farla anche nei confronti dell'ambiente. Siamo troppo anestesizzati, siamo troppo in ritardo su certe urgenze ed emergenze del mondo. Farete una tournée, ovviamente. È quasi obbligatorio. Partiremo il 24 giugno dalla cavea dell'Auditorium di Roma e chiuderemo soltanto in Italia per quest'estate il 6 di ottobre a Milano. Passeremo per Salerno, Pisa, Genova, Reggio Calabria, Grosseto. Insomma, un po' in tutta Italia, partecipando prevalentemente ai festival più sfiziosi, più interessanti che la programmazione estiva italiana offre al pubblico. Grazie a Vittorio Nocenzi e in bocca al lupo. Grazie a voi.